Cristina. Buonasera a tutti, benvenuti. È un piacere questa sera accogliere nuovamente Antonella Tranquilli e Anna Maria Rizzato, che sono state con noi l'anno scorso e hanno presentato le sorellastre. Abbiamo appunto avuto modo di apprezzare la loro bravura, la loro capacità. Un ringraziamento a Claudia in particolare, ma che rappresenta la città delle donne. Se questo evento si realizza questa sera è proprio grazie alla città delle donne, alla loro sensibilità e attenzione, alla giornata dedicata contro la violenza sulle donne. Questo spettacolo nasce proprio legato al 25 novembre. E il titolo, come avete avuto modo di leggere, è Donne dannate o dannate? Lo scopriremo insieme. Io vi ringrazio che siete qua assieme a noi. Dunque, domani noi abbiamo un'inaugurazione, grazie al Comune, di una panchina rossa che Maria ha dipinto di rosso, e faremo un incontro in Piazza Tessitrici alle 2, poi partire per una camminata di un'ora nella città di Malnate, dopodiché arriverà il prete a inaugurare la panchina. E poi, non so, a sorpresa vedremo magari di farci un tè qui al centro Rina Lazzari con una signora che ci leggerà tre poesie sulle donne. Per cui vi aspetto a tutti quanti. Abbiamo la sindaca, ma buonasera a tutti. Ha detto che ci ringrazia, che parliamo noi, e lei l'ha seduta in un angolo. Grazie sindaco per la sua presenza. Centro della Lazzari che ci ospita come l'anno scorso anche quest'anno, l'ambiente è molto accogliente, per cui le ringraziamo in modo ancora più a loro. Certo. Bene, buona serata a tutti e buona visita. Grazie. Io sono entrata perché mi sono rifugiata, perché nessuno deve sapere, ma sono sempre così sola. Ma vorrei farmi degli amici, no, cioè delle amiche, sì, delle amiche. E ero qui fuori, no? E ho visto tutte voi più donne. E allora ho detto, ma vedi quante donne ci sono dentro lì, eh? Ma entra, no? Mi sono detta, fatti coraggio, no? Entra, parla con loro e vedrai che ti fai qualche amica, no? E così sono entrata. Ma come mai siete tutti lì? Siete tutti così? E guardate me. Allora, sono già agitata. Vediamo.
non sono di qui. No, intendo di questo mondo. No, io vengo da una storia, una storia lontana. Come dire, una più che una storia, ecco, è una fiaba. Volete sapere qual è? Sì, ve lo dico. No, anzi, no, vi lascio indovinare. Ah, ma vi do degli indizi, Attenzione. Vediamo. Topini? No. Cavalli? Nemmeno. Zucche? Carrozza? Beh, adesso vi dico quello che è proprio il simbolo di questa fiaba. Scarpette di vetro? Ah, lo vedo dai vostri occhi che avete indovinato! Che storia è? Coraggio! Possiamo dirlo insieme, Cenerentola! Esatto! Cenerentola! No, io non sono Cenerentola, No, chiariamo. No. Scusate, ma vi sembro Cenerentola? No! Quindi sono una fata. Sono la fata smemorina. Come è? Non vi ricordate, non mi conoscete? Oh beh. Uno se lo ricorda nemmeno Cenerentola, figuratevi un po', e nemmeno tutti i personaggi di quella fiaba, No, niente, nessuno si ricorda niente. Oh, ma non è colpa vostra, No, assolutamente no, e nemmeno di Cenerentola, No, certo che no, la colpa è di quella. Chi? Gli autori delle fiabe, Perrault, i fratelli Grimm, per non dire di quel fantastico regista, Walt Disney! Geniale, Ma è imbroglione! Ma avete sentito finora? Ho citato tutti maschi. Che caso! Beh... Tutti questi maschi adesso io li devo anche ringraziare, perché per onorare il bene scelsero una figura femminile. Ma il piacere più grande se lo prese lui, Disney, e non certo a mio favore. Ma ve lo ricordate voi come mi ha disegnata me nel film? No, vi rispolverò io la memoria. Bassa, larga, brutta e vecchia. Eccola qui la dolce vecchina che trasforma topi in cavalli, zucche in carrozze, che confeziona abiti dal nulla color del cielo e che per far correre comodamente Cenerentola a mezzanotte le infila i piedi in un paio di scarpe di vetro coi tacchi. Ma vi sembra un'idea mia quella lì? No, dico, vi sembra che io avrei potuto mettere un paio di scarpe di vetro a una ragazza? Certo che no! Soltanto un autore maschio poteva pensare e scrivere una cretinata del genere! No, è che quella storia senza di me non sta in piedi. No. In quella storia tutti hanno avuto bisogno del mio intervento. Lucifero, mi dice niente questo nome? Lucifero, il meraviglioso gattone stronzissimo, antipaticissimo, della matrigna di Cenerentola. Oh, qui le voleva tanto bene, le voleva talmente bene che un giorno gli disse: presto diventerai un bellissimo collo di pelliccia. Il povero animale corse da me terrorizzato, pregandomi di trasformarlo in una pantera. Lo accontentai? Sì.
paese. Si offese perché invece di farlo nero l'avevo fatto rosa e cominciò a piagnucolare per giorni interi. Ah, non ne potevo più di sopportarlo. Una mattina gli dissi: smettila di piagnucolare, che tra qualche secolo sarai famoso. Infatti, ditemi che qualcuno di voi non si ricorda o non ha mai sentito parlare della famosa pantera rosa? La verità è che Disney si è servito di me per piegare le sue creature povere, ma dotate di grazia, al massimo che secondo lui, la vita avrebbe potuto concedere loro, e nel caso di Cenerentola, un noiosissimo e insulso principe azzurro. Povera Cenerella! Oh, lei per un po' ci ha creduto davvero, e come no? Amava cantare. Ma voi non ve la ricordate la prima scena di quel film? C'è lei al mezzo che si specchia. I sogni son desideri di felicità. Ed era anche molto brava. Lo sapevano tutti e anch'io. Ma convinta e succube dal mio autore maschio, le presentai quel destino come la carta vincente della sua vita, che conosciamo tutti benissimo, quindi torniamo a me. Sempre i miei autori, ma soprattutto lui, il Disney, mi mise in mano una bacchetta brillantata, dicendomi: tu rappresenti il bene assoluto, quindi potrai trasformare i sogni di chiunque in realtà. Wow! Ero al settimo cielo. Voglio dire, una bella proposta, no? Un bel ruolo. E così accettai. Ma la mia storia era già stata scritta ed era piccola. Oh, quando me ne accorsi, io provai a scappare dai fogli di disegno su cui ero disegnata. Provai anche a nascondermi dietro le orecchie delle pagine. Niente da fare. Disney mi trovava e disegnava. Allora un giorno gli urlai con quanto fiato avevo in gola che ero contenta di essere saggia, buona, intelligente, brava, ma che avrebbe potuto disegnarmi anche un po' più giovane, no? È un po' meno goffa! Perché anch'io avevo dei desideri di cui nessuno si è mai preoccupato. Per esempio, avrei voluto innamorarmi davvero, almeno una volta nella vita. Ma la mia voce si era già rotta, come la manica del mio vestito, impigliatasi nella punta di quella matita irriverente! In tutto quel turbinio di pensieri, io persi la bacchetta magica. E fu lì che Disney prese la palla al balzo e mise la scena nel film. Capite? Non fu sua l'idea, gliela diedi io. Ma quale migliore giustificazione per questo nomignolo che mi avevano affibbiato? Non mi chiamo forse Sbemorina? Gridai, sarò questa vecchina insulsa e smemorata, ma voglio uno straccio di marito! Ma chi se lo aspettava? Questi... Paura, eh? Il personaggio parla, ma scherziamo. Paura! È incredibile. Cominciarono a dire... Gli attori... Ah, no, mi perdo, mica per niente ho questo nome, Smemorina. Mi tocca dimenticare, per colpa degli autori. Andiamo avanti. Dissi... Perrol si ribaltò nella tomba. I fratelli Grimm rinnegarono di avermi inventata e
a Disney, caro il mio Disney! Gli prese un sintomo, un colpo, un colpaccio! Oh, come mi sono divertita! Perché io invece, io ho preso coraggio e li continuai. Ma perché? Perché? Perché mi dovrei accontentare di uno straccio di marito? Dov'è? Non c'è. Appunto, uno straccio. E no, perché... perché io un'idea ce l'avevo, eh? Sì che ce l'avevo un'idea. Era bellissima la mia idea. Merlino. Avete sentito? No. Ho una certa età, mi sei caduto da qui, mi rompo una gamba. Merlino. Merlino, io mi ero innamorata di Merlino. Merlino era il mio sogno, con quella barba lunga bellissima, fantastica. Merlino era il mio sogno, ma non lo rivelai mai a nessuno, nemmeno a lui. Ma come avrei potuto? Non ci fecero mai incontrare. Solo una volta sola per caso, finì nella cartelletta sbagliata dei disegni di Disney, no? Ecco, e mi trovai... mi trovai faccia a faccia con lui! Oh, Merlino! Fantastico! Com'era bello! Com'era affascinante! Io lo guardai, e lui mi guardò, e io lo riguardai, e lui mi riguardò e mi disse: ciao, bambolotta! Oh, ma a me si fermò il cuore! E restammo lì così. Così, così, combacianti. Per tutta la notte! Che notte, ragazzi! Una notte meravigliosa! Io e Merlino, fantastico! Io e Merlino. Ma l'indomani mi svegliò una voce. Che continuava, io sentivo riecheggiare il mio nome, Smemorina, Smemorina, dov'è la Smemorina? Qualcuno ha visto la Smemorina? Dov'è? E prima ancora che io riuscissi a capire che cosa stava succedendo, una mano entrò in quella cartelletta, prese in mano il disegno su cui ero disegnata e l'alzò così, oh, a momenti caro, volevo dirgli, attenzione, una certa età, E poi sentì una voce che diceva, fermi tutti ragazzi, fermi tutti, l'ho trovata, la Smemorina, eccola qua, si era infilata nella cartelletta della spada della roccia, oh, non diciamolo al capo, perché se no... Era sempre lui, era sempre lui il capo Disney. Allora capì che io Merlino non l'avrei mai più rivisto, perché quella, ma quella era tutta un'altra storia, non mi avrebbe mai fatto entrare il tiranno. Già, sospirai, siamo due vecchietti poi, io e Merlino, non abbiamo più diritto all'amore, no? I vecchi devono essere saggi e devono essere buffi, i bambini divertiti. E al massimo, anzi, la condizione migliore, sapete qual è? È terribile, ma la condizione migliore è quella di essere smemorati. Smemorati. E così finì per chiudermi nella mia rassegnata tristezza. Non avevo più chance, potevo morire. Ma un giorno Disney si accorse che ero triste e mi solleticò con la sua matita. Dai, nonnina, su con la vita! Non
chiamarmi nonnina, sai, perché io non so, tu non sei mio nipote. Oh, ok, Smedy, ok, volevo solo scherzare, ma figurati, non mi permetterei mai. Ma perché sei così triste? Io ero molto triste. Ero così triste che non riuscivo nemmeno a parlare. Lo fecero per me due lacrime, due piccole lacrime che mi scivolarono fuori dagli occhi e uscirono e scivolarono giù sulla carta. Andarono anche a sporcare un pochino il disegno, ma Disney fu gentile. Fu proprio carino e gentile. Le asciugò con la carta assorbente come fossero state due macchioline di inchiostro. E poi si mise a fare una cosa stranissima, per noi disegni, stranissima, ma bellissima. Cominciò a disegnare la mia ombra. Noi personaggi, quando ci fanno l'ombra, allora prendiamo vita. Siamo veri, capite? Cominciamo a vivere. So che questa ombra era sempre più grande, sempre più lunga. Oddio, bella, come quella al tramonto. Sapete quelle belle ombre che si proiettano al tramonto? Lunghe, lunghissime, meravigliose. Ecco, io la guardavo. Oh, ma dove arriva la mia ombra? Allora gli dissi: ehi, Walt! Ti sei bevuto il cervello, mi hai fatto alto un tappo e largo una botte. Che cavolo di ombra mi fai adesso? E lui: Smedy, la tua ombra è così grande perché la luce che hai dentro è splendente e ti rende grandissima. Il furbacchione sapeva bene come fare leva su di me. E infatti continuò. E poi guarda che bacchetta brillantata che ti ho messo in mano. Cosa te ne faresti di un marito? Eccolo lì l'imbroglio, di nuovo, l'imbroglione, il traditore, il tradimento! Mi feci notare che una bacchetta brillantata e un marito non sono proprio la stessa cosa, Oddio, oggi ho rivalutato una bacchetta magica, Però questo è un altro discorso. E lui parò al colpo e rilanciò, sfoderando un'ideona. Smedy, io non posso vederti così triste, no, mi fa male al cuore, veramente. Io voglio vederti allegra, voglio vederti gioire, voglio vederti così divertente. Quindi ti regalo un talento. Ah, sì? Sì, ti regalo un talento. E che talento mi dai? Smedy, apri bene le orecchie. Guarda, ascolta. Ti regalo il talento di parlare sempre in rima. Eh? Ma ti sei dovuto cercare un'altra volta? No, scusa, Mi hai fatto larga, brutta, bassa, vecchia, goffa, me ne hai fatte di tutti i colori, adesso mi fai parlare anche in rima? Ma cosa ti salta in mente? Ma Smedy, è il talento della poesia. Ma quale poesia del cavolo, gli ho detto? Ma ti pare? Io sono già fatto in giro a parlare così, ma non può. No, aspetta, Walt, aspetta. Pensiamoci, riflettiamo. Tu non puoi farmi una cosa del genere. Aspetta, parliamone. Niente da fare. Mi aveva già disegnato la nuvoletta e scritto dentro una strampalata tiritera. Complimenti, gli gridai. Una vera genialata. Ma come non ti saresti mai permesso, io lo so, perché lei ti avrebbe tramutato in un mammut fossilizzato per sempre! Non mi senti nemmeno, niente da fare, era già corso a brindare con i suoi collaboratori, con i suoi disegnatori, per la geniale, brillantissima idea! Adesso l'ho proprio a posto, No, ma mettetevi un attimino nei miei panni. No, provate a pensare che voi andate in giro e ogni volta che incontrate qualcuno, ovunque voi siate, cominciano a uscire delle rime. Come no? Allora, il primo giorno diranno: oh, Maria, ma hai sentito la Giulia? Caspita, ma che poesia! E il secondo giorno diranno:
Giulia, è proprio divertente. Il terzo giorno la Franca, la Maria dirà: ho mai incontrato la Giulia? Ma quella lì non sta mica bene, è evidente. Questo è successo a me tempo fa. Vado a fare la spesa, mangio anch'io, mi avvicino a un supermercato. Ho imparato tutto del vostro mondo. Sì, beh, da un supermercato ho guardato dentro, ho sbirciato. Oh, ma che belli che sono, tutti colorati, pieni di cose, una meraviglia. Si incontra di tutto il mondo, gli spettacoli dovrebbero farli nei supermercati. C'è un sacco di gente, così. E allora ero lì, no? E vedo, vedo gli affettati in fondo al banco, degli affettati. Allora dico: forza, Snene, ce la puoi fare. Devi solo comprare da mangiare, concentrati. Non dire baggianate, che non servono qui. Quindi vado là, ho imparato benissimo, prendo il numero, mi prendo il numerino e ce l'ho lì, cosa avevo? 18, sì. Prima di me ce n'erano, ma intanto a me serviva, perché non se ne stava salendo. Mi stava veramente, non capivo più niente. E allora mi concentro bene, dico: Snene, ce la puoi fare, ce la puoi fare, ce la puoi fare, ce la puoi fare. 18, eccomi! Eccomi, sono io! Dica, signora, buongiorno! Buongiorno, buon uomo! Mi affetterebbe 2 etti di prosciutto? Fermati, Snene. Poi vorrei 2 carote, 2 zucchine e qualche frutto. Basta così, Snene, spiantala. Che siano mele, pere, è una bella banana! Il tutto bastevole per l'intera settimana! Il bravo uomo mi guarda e mi dice: tutto bene, signora? No, cioè, sì, ma non lo so, non lo so, io appunto non capivo più niente. Era già, lui aveva già chiamato la sorveglianza, il direttore dell'Esselunga, la cuocerente, la cuocibianca, la cuocerossa, li aveva chiamati tutti. Io non so, ma in quel momento lì mi deve aver aiutato il mago Merlino. Sì, ne sono certa, perché improvvisamente diventai un carrello dell'Esselunga. Sentì qualcuno che mi dava una spinta, fuori. Mi hanno buttata la... con quegli affari che avete voi, che agganciate i carrelli, perché voi avete paura che i carrelli vengano lui, non lo so. Vabbè, comunque ho preso una botta sulla schiena che mi fa male ancora adesso. E cosa ho detto? Ma perché? 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 Allora ho detto: ma no, ma se io sono qui, mi alzo. Ah, certo, vedete, ogni tanto, paf! Colpa di Walt Disney, ho detto: da allora io faccio la spesa online. È una tristezza la spesa online, è una cosa terrificante. Uno guarda sulle robine lì che ti mandano la pubblicità e ma non è bello andare là, bere un caffè insieme all'amica che incontri, certo, è quello. E invece no, niente, la spesa online. Walt, Walter, quando mi arrabbio lo chiamo così, Walter, ma questa roba qua te la devo dire, perché in fondo ti voglio bene, figlio di un cane. Ma questa roba delle rime era già fallita 4, 5 secoli fa per lui, il coso lì, come si chiama, come lo chiamate voi, il sommo poeta, il sommo poeta, c'ha un nome, aiutatemi, come si chiama? Chi? Il Dante Alighieri, ma certo, proprio lui, Dante Alighieri, che scrisse centinaia di migliaia di rime, parlando e sparlando di pittori, filosofi, artisti, avvocati, medici e chi più ne ha più ne metta, intasando il Regno Unito del Padre Eterno in nome dell'amore. In nome dell'amore. E sapete perché? Perché nel dichiararsi a Beatrice lui aveva paura di perdere tutta la sua stima se non fosse riuscito a farlo in rima. Ma mi pare logico? Patologico! Solo i maschi arrivano a tanto! Solo i maschi!
disgraziati lasciamoli perdere, ma quelli che si impegnano o fanno guerre che durano 10 anni e oltre, ammazzano un sacco di gente, a volte perfino un'amata, oppure scrivono poesie alla lei di turno più lunghe della Treccani. No, poeta sì, ma a stringhi. Cioè, adesso io non dico che dovevi dire Beatrice ti amo, muoviti, andiamo. Insomma, un pochino riduttivo. Però, non so, ardo d'amor per te, Beatrice mia, chiudi il gas e vieni via. Cioè, sarebbe stato anche carino, no? Cioè, voglio dire, cioè, Dante mio, adesso lascia che te lo dica. Che eri un genio della poesia, lo sapevamo, eh? Che volevi anche essere un pochino romantico, ma l'avevamo capito. Ma dai un po' di concretezza a sta figliola, a sta ragazza. Divertila, stupiscila, non spaventarla. Ma come faceva quella poverina lì a immaginare che tu eri ispirato dall'amore per lei mentre scrivevi l'inferno del purgatorio? Sì, vabbè, anche del paradiso, d'accordo, ma che noia, ma che noia! Mentre scrivevi... No, c'è una scena raccapricciante nella Divina Commedia, si chiama, giusto? Nella Divina Commedia c'è una scena raccapricciante, ragazzi, che io non lo so, ma Dario Argento in confronto scrive gli sceneggiati, i topolini per i bambini scrive. Allora, c'è... No, perché a me questa mi ha scioccata, mi sono messa nei panni di Beatrice, c'è il Conte Ugolino. Poi c'è un nome così carino, il Conte Ugolino. Perché l'hai messo in galera? Vabbè, fa niente. Il Conte Ugolino è in galera. Ti pareva, li metteva tutti in galera. Va insieme a lui c'è un alto prelato, un arcivescovo. Non so come mai il Conte Ugolino stesse con l'arcivescovo, non lo so, non chiedetemelo perché non lo so. Allora, sono lì, no? Tutti e due. Ma siamo nel Medioevo. Medioevo! Vuol dire che quando ti mettono in galera, prendono la chiave e la buttano via. Ma chi si ricorda più dove sei? Ma figurati, da mangiare. Ma quanto mai da mangiare? E niente, una mattina c'è il Conte Ugolino che non ce la fa più. No, non ce la fa più, cioè veramente allo stomaco che gli si contorce, tutto si sta mangiando le budella da sto povero uomo, santo cielo. L'arcivescovo c'ha il Padre Eterno che l'aiuta magari, ma il Conte Ugolino no. E lì che, insomma, quella mattina lì non ce la fa più e dice, pensa quasi di addentare le sbarre di ferro, ma ci lascerebbe la dentiera. E allora cosa fa? Cosa fa il Conte Ugolino? Addenta il cranio dell'arcivescovo! Ma una scena raccapricciante, ma neanche Hannibal! Ah, una roba così! Ma è stato Dante il vero autore dell'horror! Altro che quei registi qua! Ma capite che? Ma che roba orribile! Ma quella povera Beatrice quando ha letto quella scena lì pensava all'amore. No, ha detto io da questo qui scappo, perché questo qui mi fa fare la stessa fine, altro che storie. E allora è lì che dice così, e poi poveretta, ma sta povera ragazza, ma quando ha ricevuto questa lettera d'amore, poteva avere 15 anni, a 60 non aveva ancora finito di leggere. Cioè, e Dante tu eri già morto, ma da mo, da mo, ha voglia. Poteva essere un amore strepitoso. Ma bellissimo, più passionale di Antonio Cleopatra, più dolce di Giulietta Romeo, più squisito degli Aristogatti. Niente, tutto morto, più niente. E fu lì che io capii che se restavo in quella storia lì, io avrei fatto la stessa fine, capite? Io non volevo fare quella fine, io me ne volevo andare. E lo feci. Sì, ma mica a piedi, eh? Sono o non sono una fata?
E allora sono andata nel mio giardino e ho preso una melanzana e l'ho trasformata in una Mercedes nera lucidissima, wow! E sono montata sopra, no, mi sono ridiscesa perché la patente non ce l'ho, per cui niente, però le mie risorse ce le ho, Wow! Ho preso un moscone al volo e bidi bodi bibù, ora un autista sei tu! Paf! Che autista, ragazzi! Una meraviglia, un ragazzone, madonna che roba! Che gentilissimo, amico, questi ragazzi qua dietro. Mi ha aperto la portiera, prego, signora, si accomodi, la porto io dove vuole. Fantastico! E abbiamo fatto, via, siamo partiti e siamo arrivati qui. Siamo arrivati qui, in questo paese. Che come si chiama? Come si chiama questo paese? Mannate. Ecco, Mannate. Siamo arrivati qui a Mannate. È un paesino bellissimo, delizioso. Ma sapete che ho avuto una strana percezione? Ho avuto la percezione di esserci già stata in questo paese io. Non lo so, una cosa strana, ma mi piace proprio tanto, veramente tanto questo paese. Oh, l'autista ci ha preso gusto, è rimasto autista. Oh, allora gli ho regalato la magia, la macchina, ci ho fatto di quelle ragazze in giardino. Quindi, è lui tutto contento, a Milano, lavora, che è un piacere. Ah, ma gli ho fatto una raccomandazione, gli ho detto, ragazzo mio, vieni un po' qua, perché a Milano mica puoi guidare come a Mannate. Sì, a Milano ci vogliono 100 occhi. E lui mi ha risposto, tranquilla signora, quelli ce li ho dalla nascita, sono pur sempre un moscone. È troppo divertente, mi ha fatto morire. Ma comunque, oh, andate a Milano. Se andate a Milano, cercate lui, ditegli che mi avete conosciuta, che siamo diventati amici e lui vi porterà dove volete. Non vi farà spendere neanche un centesimo, ne sono certa. Ah, ma è meraviglioso, meraviglioso. È proprio così, ma... Eccoci, lì siamo. Scusate, ma perché sono qui? Perché sto parlando con lui? Oh, mamma. Ma siete anche qui? Oddio, non ricordo. Oh, sì, ci sono! Certo, vi stavo raccontando la mia storia, ma che scema! Vi stavo dicendo che certo sono cambiata, è vero? Ho cambiato look, ho cambiato anche le scarpe, le calze, guardate che meraviglia! Sono bellissime! Sono andata anche dalla parrucchiera, non si vede! Ma sono sempre io! E come asseriva il talentuoso, tirannico Disney, rappresento sempre il bene e la bellezza, quella vera, che sta dentro di noi e che a volte non la troviamo perché non la sappiamo cercare o non abbiamo tempo, ma lei c'è, perché ognuno può e deve essere l'artista di se stesso. Ecco, io sono un po' l'anima degli artisti. Ecco, o se preferite, la bacchetta magica di ciascuno di voi. Oh, a proposito, ma dove finita la mia bacchetta magica? Oddio, non ce l'ho, oddio, l'ho ripersa, no, non è possibile, ma come mai? Oddio, aiutatemi a cercarla, vi prego, no, io ho bisogno della bacchetta magica, non posso vivere senza la bacchetta magica, scusatemi. Buoni, state buoni, ma che gli applaudite pure? Oh, ma questa sta fuori, ma sta fuori come la cucuzza. Ma tu se crede che sta? Straparla, farfuglia, ciccischia. Ma lei se crede di essere uscita da dentro una favola? Oh, ma questa crede ancora alle favole! Se, mo gli racconto io una bella favola. E che favola! Ma lei se crede sto cogliona, Se crede che sto cogliona io che dico niente? No, mo voglio parlare pure io. Voglio raccontare una bella favola, la favola di st'infame, di st'infamone. Ah, famone! Vieni qua,
Sì, sì, ce l'ho con te, ce l'ho con te. E qui quasi c'è coraggio. Io ti porto le botte, ti riporto come il pedalino, ti gonfio come una zampogna, ti faccio vedere i sorci verdi. Scappa, scappa, lo scappi, ma ando vai, prima o poi te dico, a casa ci devi tornare. Con chi ce l'ho? Con chi ce l'ho? Con mio figlio, quel granfio della mignotta. Ma che almeno fossi stata una mignotta, guarda. Se rinasco, rinasco mignotta, eh. Sì, ma no quelle che dietro al collo c'hanno il pappone. Eh no, o quelle che così gliela danno gratis all'uomini. Nane, quelle paracule, quelle che gliela fanno sudare all'uomini. Fa solo per Padre Eterno, me da duzzine come se deve, te faccio vedere io. Gliela faccio sudare, gliela faccio pagare e gliela faccio sudare. Ma faccio trattare come una signora. E gite fuori porta, ristoranti romantici, certi brillocchi mi faccio comprare. E un fracco di vestiti, ma proprio un fracco. Che a me i vestiti mi piacciono un sacco. Beh, dai, namo su, come sto? Io ammollo ancora, eh. Ma mica li dimostro l'anni che c'ho. Ma che roba! Ah, vedi che mercanzia! Chi è? Toccare? No, guardare non toccare. Ma te faccio pure affila. Da zoom, papà! Sogna, sogna, Mariuccia, sogna. Basta che prima o poi ti svegli. Ecco, appunto, svegliate. Svegliate, svegliate, mannaggia la pupazza. Ma io vorrei sapere chi l'ha inventata la famiglia. Io si trovo il mulino bianco, io ci butto una bomba. A famiglia, c'ho un zio stronzo, a marito che mi fa cornuta. A me me la pure sto zozzone. Il mulino bianco. Lo do io il mulino bianco, io ci metterebbe tutte e due dentro al mulino bianco e gira la ruota, gira la ruota. Quanto è bello il mulino bianco, col marito e figlio è più bella ancora. Una stanchezza, ma una stanchezza che vedo l'ora di morire per farmi in sonno e t'ho detto tutto e poi t'ho fatto la sfilata, capirai, sta che allegria quando mi guarda allo specchio, tutta la vita mi porta appresso sto naso, anzi è lui che si porta appresso a me, va avanti lui e tutto il resto del corpo segue, è tutta la vita che inseguo sto naso. Che gli vorrei dire, ma do cazzo vai per conto tuo, eh? Ma chi te vuole come condottiero del mio corpo? Chi t'ha eletto come ammiraglio, come vela portante della mia nave? Non potevo essere portata, ma che ne so, dalla bocca per esempio. Tu vedi dalle carnosi de bocca de rosa. Pure dal culo non sarebbe stato poi tanto male. Però lì c'è un problema, eh? Te manda a marcia indietro, ritroso come gamberi, e magari sbatti addosso a tutti. E allora lì ci vorrebbe la testa tutta girata dall'altra parte, una testa come i gufi, come le civette, per capisse. Non parla poi della menopausa. La menopausa. Oh, si asciuga tutto, eh. È il deserto dei tartari. Faresti la danza della pioggia per avere due gocce d'umidità. Sembra che tutti i giorni ti facciano un impacco di limone e cavo, ma di quelli che all'appeno però. Ti si strigne tutto. Sembra che ti abbiano installato un deumidificatore interno, che
che tutti i giorni i venti caldi asciutti ti sparino dentro le loro raffiche. Una goccia d'acqua per carità, ti trascini dentro la tua vagina come l'omino delle barzellette, quello che cammina sui gomiti, no, nel deserto. Classico omino delle barzellette, quello da settimana enigmistica. Chi ha inventato la famiglia? Ma chi ha inventato l'essere umano, dico io? Mamma mia. Sai che c'è? È che è tutto un grande impiccio. E quando sei piccola devi sci sotto e c'è per pannoline, quando sei giovane c'è le mestruazioni e c'è per pannoline, quando sei vecchia devi sci sotto e c'è di quel pannolino, anzi è il pannolone. È tutto un grande impiccio. Io poi, costi discorsi filosofici, sti ragionamenti, me c'è in truppo, me c'è in piccio, non me c'è raccapezzo, a me non me sconquinferano tanto. Quindi sai che ti dico? Te saluto, se vedemio. E comunque mignotta, se rinasco, rinasco mignotta! Donne delle pulizie che hanno belle età adesso di fare le attrici, ma per favore c'è da pulire la sala che adesso arriva una compagnia di attori da Biella e faranno un grandissimo spettacolo, quindi veloci ragazze, non facciamo mai più queste cose qui da sole, se non siete in grado. Allora, se chiedo pulire il palcoscenico, tienilo tu. Allora, qui diamo di straccio al fondo e poi qualcosa c'è da pulire anche la polvere che c'è dentro. Perché stanno per arrivare dei bravissimi attori e attrici da Biella e quindi assisterete tra poco allo spettacolo. Mi dispiace che siano entrati adesso qui le ragazze a intrattenervi. Oh, lasciami stare in piedi, se no non mi sposo neanche più. Scusate, Claudia, non vengono più la compagnia di Biella? Allora niente, allora da attore faccio un pezzo io, mi prendete Antonella? Un leggio, grazie, sì, mi preparo un attimo. Mi scaldo un attimo, scusate. Allora, non confondetevi. Allora, è un po' una cosa improvvisata, comunque ho portato poi due brani, uno è Zorro e ho scelto Zorro perché è un testo da maschio, finalmente Zorro con la maschera nera, il cappello nero, vestito di nero, mantello nero e la sua spada, va a salvare le donne, le donzelle che si cacciano sempre nei guai. Quindi il primo... Che si cacciano sempre nei guai, quindi il primo brano sarà Zorro. Mentre il secondo ho scelto Amleto, Shakespeare, perché Shakespeare, in particolare Amleto, ha il dovere, ha in mano le sorti dell'umanità. Essere o non essere, decidere se avere il coraggio di oppure fermarsi e non fare nulla. E quindi un maschio, è stato dato un maschio, Shakespeare ha scelto una figura maschile per sostenere questa parte e quindi vai sul dietro, ho scelto questa parte e quindi la parte della responsabilità è sempre stata data poi all'uomo. Scusate, sono un po' in difficoltà perché
Io in realtà senza le donne non riesco a starci, scusatemi. Quindi Antonella, Anna Maria, prego, prendete pure una sedia. Però io con le donne proprio non ci vivrei. Lavoro con 50 donne a scuola e senza di loro. Mi stressano tutto il giorno, però mi riempiono anche di coccole, mi danno tanta cura che è difficile trovare. Poi le mie amiche con cui faccio sempre cose belle, poi penso alle donne della mia vita, allora penso a mia madre, quando mi veniva a prendere a scuola con la sua 500 rossa, quindi ricordo quell'emozione lì da piccolino, la gioia di salire in macchina con lei, oppure penso anche al mio primo grande amore, una ragazza bellissima che mi ricordo che mi guardava come se fossi la cosa più importante del mondo, e quella sensazione lì me la porterò sempre dentro. E quindi volevamo chiudere questa serata con le care attrici leggendo una poesia di Alda Merini. Quindi abbiamo scelto di chiudere al maschile con una poesia che parla di un bisogno di sentimento. È stata scritta da una donna, però è un bisogno che dovrebbe iniziare a avere, o comunque dovrebbe avere anche sempre l'uomo, con tutto quello che succede. Io non ho bisogno di denaro, ho bisogno di sentimenti, di parole scelte sapientemente, di fiori detti pensieri, di rose dette presenze, di sogni che abitino gli alberi, di canzoni che facciano danzare le statue, di stelle che mormorino all'orecchio degli amanti. Ho bisogno di poesia, di questa magia che brucia la pesantezza delle parole, che risveglia le emozioni e che dà colori nuovi. Domanda. E no, qual è la risposta specialmente? Siamo un'associazione teatrale e culturale, facciamo teatro ormai da più di 20 anni, noi insieme da una quindicina, sì. E niente, ci divertiamo, lo facciamo con tanta passione sul territorio varese, dintorni, ma anche extra Lombardia, Canton Ticino, siamo andati a Novara, Milano. E dovunque ci chiamano, noi andiamo. Siamo contenti, appunto, sì. quando possiamo fare teatro siamo contenti e quindi certo andiamo. Ci adattiamo, ci divertiamo, tutti gli spazi, sì. No, una volta abbiamo fatto uno spettacolo in uno sgabuzzino. In uno sgabuzzino. Repertorio tutto, dai classici magari rivisitati a cose di scrittura inedica, testi inediti che facciamo anche noi. Anche noi, diciamo che abbiamo studiato una forma di teatro abbastanza fisico anche, non solo di parola, ma che usa molto anche il corpo, ecco, è molto corpo, bene. Corpo ed emozione. E come diceva, ecco, la sua collega, credibilità, mi è piaciuta la parola, eravate sì. Molto... Ah, credibili, sì, ah, bene, questo è un bellissimo complimento, sì. Ah, sì. Credibili è un bellissimo complimento, sì. Mm-mm. Sì. Veramente. Proprio sì, grazie a voi. Benissimo. Grazie. Grazie. Grazie.